14 settembre 2015. Io sono Bella Shakmirz e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo come inizia la settimana in città. Resta alta la tensione per la situazione dei profughi arrivati a Milano e si cercano sempre nuove soluzioni per il loro alloggio. L'ultimo appello è quello dell'assessore ai servizi sociali Pierfrancesco Maiorino, che su Facebook ha invitato i cittadini milanesi disponibili ad ospitare i bisognosi nelle proprie case a scrivere al comune all'indirizzo casesolidale@comune.milano.it. L'idea è quella di aiutare non solo ai profughi ma anche ai sfrattati in una situazione di emergenza. Federconsumatori Lombardia lo scorso venerdì ha avanzato la proposta di introdurre per la città di Milano un nuovo assessorato dedicato appositamente al consumo, che si occupi di tutelare gli interessi dei cittadini e degli utenti che quotidianamente si rivolgono agli uffici pubblici, alle società energetiche e alle banche, ma anche ai negozi e ai centri commerciali. L'idea sarà presa in considerazione con l'avvento della nuova giunta nei prossimi 5 anni. È stata approvata dalla giunta comunale l'adesione al bando Dotoesport, pubblicato da Regione Lombardia lo scorso giugno. Si tratta di un contributo che i singoli comuni possono erogare alle famiglie meno abbienti, così da agevolare le adesioni ai corsi e attività sportive. Sono previste una dote junior per i ragazzi dai 6 ai 13 anni e una dote teen per i ragazzi dai 14 ai 17 anni, appartenenti alle famiglie residenti in Lombardia, iscritti ad un corso e ad un'attività sportiva nel periodo compreso fra settembre 2015 e giugno 2016. Dopo l'approvazione della delibera, il Comune valuterà quali famiglie hanno diritto a beneficiare del contributo. Il centro della regione che monitora i rischi ambientali ha emesso un avviso di criticità intorno ai 6 di ieri mattina, quando sono iniziate le prime precipitazioni nell'area occidentale della Lombardia. L'allerta meteo continuerà fino a questa sera, poiché si temono grandinate e forti temporali, non solo a Milano ma in tutta la regione. Ieri pomeriggio il Seveso ha superato la prima soglia di allarme, con livelli particolarmente alti in Ornato e Cesano Maderno, ma per ora la situazione rimane sotto controllo. Per oggi è tutto, io vi auguro una buona giornata e ci vediamo domani con una nuova puntata di Good Morning Milano.